Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo video per andare a parlare di una tecnica di pesca tra le più emozionanti e tra le più divertenti nel bass fishing, ovvero la pesca con le frog bait. Quindi ragazzi, siamo nella stagione estiva, fa molto caldo, quindi sicuramente i momenti migliori per pescare con le frog bait sono la mattina presto e la sera tardi, quando c'è il cambio di luce, ma anche durante tutto l'arco della giornata possiamo sempre provare a pescare con le nostre frog bait, magari in tutti quei punti dove c'è ombra, dove l'acqua è un po' più fresca, dove c'è più buio, oppure se troviamo delle ninfee, quindi possiamo pescare sotto le ninfee, comunque tutti quegli ostacoli dove il bass adora ripararsi anche durante l'arco della giornata, quando ci sono le ore più calde. Quindi partiamo subito con l'attrezzatura. Allora, per pescare con le frog bait io uso una canna, in particolar modo la Fioretto Speciale, la 70FR, la 70 Frog, una canna dedicata per l'utilizzo delle frog bait. Una canna di lunghezza di 7 piedi, potenza di lancio 2 once, con un'azione nel fusto molto rigida e molto potente, una schiena molto potente per andare a combattere pesci importanti anche in strutture molto intricate. Ma abbiamo la vetta della canna molto sensibile, molto morbida, un po' più morbida, che ci permette di lanciare molto bene le nostre frog bait, anche delle frog bait più piccole, di dimensioni un po' più piccole. Mulinello Aburevo SX, ho messo in bobina una treccia Molex PE da 50 libre. Perfetto, una volta vista l'attrezzatura partiamo con le frog bait, perché qui ci possiamo veramente sbizzarrire, anche perché in casa Molex abbiamo l'imbarazzo della scelta con le frog bait. Partiamo subito con la Super Gnato Frog. Come vedete è questa coda, una hollow body, quindi una rana da col corpo galleggiante, e dietro abbiamo queste due codine, ok, che quando noi recuperiamo l'esca emettono molte vibrazioni, molta turbolenza in acqua, ed è un richiamo irresistibile per il bass. Poi andiamo a vedere altri tipi di rane. Abbiamo per esempio la Sneaky Frog, ok, questa qui è una rana, come vedete, con la codina posteriore, sempre il doppio amo, sempre hollow body, quindi un corpo pieno di aria, quindi galleggiante, e questa rana qui ha un'azione walking the dog, quindi quando noi andiamo a recuperarla la recuperiamo con delle gercate di canna e avrà questo movimento destra e sinistra, destra e sinistra. Di questo modello qui abbiamo anche la Sneaky Frog Baby, che dovrei avere qua da qualche parte, eccola qui, quindi il modello più piccolo. Ora non fatevi ingannare dalle dimensioni di questa rana, perché nonostante noi utilizziamo una canna da 2 once e una treccia molto grossa, si lancia veramente benissimo, anzi si raggiungono delle distanze notevolissime proprio con questa esca qua. Io quando devo pescare magari pesco da riva e devo pescare su dei tappeti di ninfee magari molto distanti dalla sponda, ecco che vado ad utilizzare proprio questa rana qui, perché si lancia veramente bene. Dopodiché abbiamo un'altra rana sempre di casa Molex, rana per modo di dire, perché questa è una creatura mitologica, che è il Super Gnato Beetle, ok? Sempre la solita cosa, doppio amo, corpo pieno d'aria galleggiante con il peso posizionato in basso, e queste due appendici, questa bocca, diciamo, quando noi andiamo a recuperare l'esca fa questo movimento, ok, e sbattendo l'acqua anche questa crea una turbolenza in superficie che è molto adescante per i bass. Poi andiamo a vedere, anche di questo ovviamente c'è la versione più piccola,
Supernato Beetle Baby, ok? Questa però vi consiglio, aiuto, di utilizzarla con una canna da spinning, perché è veramente molto leggera. E non ci resta che guardare questo filmato, dopodiché prendere la canna da rana e andare a pescare con le frog bait. Ciao a tutti! Thank you.